There's still another game to play. 10 fuori classe circensi è il più celebre clown mondiale, l'iconico e irresistibile David Larible, abilissimo nel coinvolgere il pubblico e portarlo addirittura sul palco in una beffarda opera lirica. Numeri acrobatici di estrema difficoltà hanno incantato il pubblico e tantissimi bambini. Alcune performance erano già state applaudite in vari talent show, come nel caso del giovanissimo equilibrista Gabriel Dell'Acqua, di soli 10 anni, o del trio delle Bello Sisters. Dai trasformisti più veloci del mondo alle acrobazie del duo El Beso, passando per una serie di numeri mozzafiato. Lo spettacolo è stato curato da Raffaele De Ritis, direttore artistico della rassegna, e da Alessandro Serena. Prossimi appuntamenti stasera con i Black Blues Brothers al D'Annunzio e con l'Havana Acrobatic Ensemble dal 29 giugno al 4 luglio all'Arena del Porto Turistico. Grande soddisfazione è stata espressa dai nuovi vertici dell'ente manifestazioni pescaresi, il presidente Walter Meale e il suo vice Simone D'Angelo. E la gioia nel vedere veramente le persone vogliose di aprirsi di nuovo diciamo allo spettacolo, al stare insieme in modo diciamo tranquillo, in sicurezza, e finalmente anche sorridere e applaudire diciamo lo spettacolo puro. Quello che faremo sicuramente e mi ci impegnerò davvero con tutto me stesso è quello di portare anche del sociale all'interno dell'ente manifestazioni pescaresi, perché la componente sociale è importante, sia portando eventi e manifestazioni al di fuori del Teatro D'Annunzio, ma anche far sì che questo posto non sia un luogo d'élite, ma sia anche un luogo dove i pescaresi possono venire e possono sentirsi a casa.